rumoreradio.it. No. Nel frattempo vi siete gustati il preview. Però vedete che spirito di abnegazione il nostro amico Nico, nonostante abbia qualche problemino da risolvere, comunque vuole essere sempre presente con il suo programmino qui con noi, anche se ha qualche difficoltà adesso. Però credi? Guarda, noi abbiamo domenica abbiamo pensato anche a te, insomma, abbiamo messo un sì anche per te. Puoi parlare, Nico, buonasera intanto. Buonasera. Senti, io ci credi che non vedo l'ora il mercoledì di vedere che cacchio ti inventi? Cioè, quello è più figo vedere quello che ti inventi, sì, come sceneggiatura addirittura delle no, ma poi sai che cos'è bellissimo? Le mani che... Se quella è il particolare, è molto curato, è molto bello, fatto bene. Adesso ce la spieghi, Io ripeto, ho detto che avevo visto qualcosa di strano, però... sinceramente non ho la più pallida idea. No, perché stasera volevo parlare di cose che fanno i pirati. E allora, i pirati del web, chiaramente che non si devono fare, cose che non si devono fare, che però qualcuno fa. E allora, solamente a livello didattico, volevo farvi vedere come fanno i pirati a fare alcune cose. E per quello che poi l'ambientazione è questa, insomma, perché insomma, meglio non farsi riconoscere, anzi poi fai sparire questo file. Bene, innanzitutto posso andare? Vado? Sì, come, no? Come non puoi andare? Allora passo alla modalità, per un attimo, alla modalità, come si chiama? La modalità lì, schermo full screen. Ecco, così vedete quello che faccio. Allora, ecco qua. Stasera vi volevo parlare di tre cose. Una, a dire la verità, ne l'avevo già accennata, ma l'ho già fatto in un video, ma non a Rumore Radio, ed è l'ultima cosa. Alcune invece non ve le avevo mostrate, ve le mostro adesso. Allora, per esempio, una cosa a cui bisogna stare molto attenti: qualche volta può capitarvi che vi arrivi una mail da qualcuno che pensate di conoscere. E non è quella persona, perché vi faccio vedere come fanno i pirati a mandare una mail da un indirizzo che non è il loro. E chiaramente si può fare semplicemente da un sito internet, che è questo qui, mk.cz, CZ sta per Cecoslovacchia. Uh-huh. Vedete, si chiama questo fake mailer, ve lo ingrandisco. Ecco, è una pagina internet semplicissima, dove si può mettere il nome della persona da cui si manda la mail, tipo io metto Simone Durante. Ecco, poi la mail. Certo, così adesso se la prendono tutti con me, insomma, ho capito. No, vabbè, sto facendo una prova, non mando assolutamente nessuna mail. Però, per esempio, no, fai una cosa, mandala comunque veramente a me, così controllo che. Carino. No, questa la sto mandando da te, come se la mandassi tu, caro Simone. La mandala a Daniele, va. Sì. Così tanto lui ci casca sicuro, cioè lui lo ingabbiano perché... Però, per esempio, metto, non so se è info@rumoreradio, potrebbe esistere rumore... Sì, sì. Ecco. No, non esiste, è diretta@rumoreradio. Ok, no. Allora io mando la mail da diretta@rumoreradio.it, poi non faccio altro che mettere la mail, quindi cosa metto? Daniele? Sì. rumoreradio.it. Ok, qui metto il soggetto. Cazzeggio, vediamo, ecco, soggetto, e poi posso fare quello che voglio. Puoi fare un control più, per favore, almeno si vede leggermente meglio. Ecco, ve lo faccio vedere, ecco. Quindi il nome da chi manda, arriva la mail, l'indirizzo mail da cui appunto arriva la mail, e poi la mail a cui dovete mandare. Si possono, come vedete, anche mettere degli allegati, eccetera, eccetera. Qui mandare il testo, adesso faccio una cosa a caso, e poi non c'è altro da fare che copiare il famoso CAPTCHA codice, quindi questi codici che servono, ve lo ricordo, per far vedere al computer che siete una persona vera, e non un programma, sì. E poi send, mandare. A questo punto così fanno, ecco, vedi, fake è successo, ecco. Così mandano, i pirati mandano le mail a nome vostro a qualcun altro, quindi non so, un ragazzo che lascia una ragazza a nome dell'altro. Però ascolta,
Questa cosa, diciamo, è completamente nascosta, nel senso che andando poi dopo, capendoci leggermente di più, ci sono le informazioni probabilmente che si possono comunque capire, giusto? No, no? ti arriva una mail da diretta chiocciola Rumore Radio, senza nessun tipo di capire niente. Ti è arrivata la mail da Rumore Radio, capito? Lo so che è brutto, i pirati lo fanno, mica io, ho detto i pirati lo fanno. Certo. Vabbè. Passiamo alla seconda cosa. Come fanno i pirati oggi a scaricare la musica? Una volta c'era il peer-to-peer, i vari Emule, eccetera, eccetera. Oggi invece si fa in un altro modo. C'è questo programma. Spero che riusciate a vederlo, che anche questo non è questa volta sul browser, ma bisogna scaricarlo sul computer, ma è un programma. Io le cose che mi fanno impressione a me, che sono tutte cose che sembrano legali perché sono su dei siti, comunque questo si chiama Free. Non lo vediamo, non lo vediamo ancora. Non vedete la schermata? No, solo è una schermata questa. No, vediamo un browser, vediamo una pagina del browser. Sì, una pagina del browser, dove c'è scritto Free. Sì, adesso YouTube. Tu MP3 converter, ecco, esattamente. Cioè, cosa vuol dire? Liberamente convertire un video di YouTube in un MP3, il formato file che avete sui vostri iPod. E cosa succede? Succede che appare questo programma, una volta che l'avete installato, questo programmino semplicissimo. Qui lo vedete un po' piccolo, questo non posso ingrandirlo perché è proprio un programma. Ma cosa faccio? Io vado su YouTube, prendo un video qualunque, qui c'è Francesco Renga, ci sarai, non so, qualunque cosa, senza farlo neanche partire, prendo il link, no? Che trovo in alto o sotto condividi, il link che di solito pubblicate su Facebook, e non faccio altro che metterlo qui, dove c'è, anzi neanche io, una volta che l'ho copiato, basta fare incolla. Il video viene caricato su questo programmino, adesso al 10%, insomma, eccolo qui, Francesco Renga l'ha caricato e poi si fa download, basta, lui da solo, un tempo, un minutino, vi ha preso l'audio del video di YouTube e ve l'ha fatto in formato MP3 e addirittura con copertina, per non essere... pure. Guardate cosa fanno i pirati, queste sono cose che non si devono fare. Però i pirati fanno così, e quindi la musica. Terza cosa che ho già fatto vedere, come dicevo all'inizio, dell'apertura del mio blog, ma credo di non averne mai parlato. Vogliamo ricordare qual è il tuo blog? Adesso il mio blog è cambiato ancora, però se andate su alenicobenz.it da lì si va al mio blog, okay. che è più facile, perché sennò continuo a cambiare. Il mio blog è quello di cui vi ho parlato settimana scorsa, quel Tumblr, sì, l'ho provato, è difficile da pronunciare, però quindi ho portato tutto su alenicobenz. Allora, dicevo, terza e ultima cosa, poi vi lascio. Avevo già parlato, credo, a te Simone, e tu forse hai visto un video che ho già fatto, sì, ma visto sì, che sì, questa risorsa sta prendendo piede in una maniera esagerata, ecco come fanno oggi i pirati a vedere i film su internet. Nessuno, quasi, tranne qualcuno presente in questa chat, scarica i film da internet per vederseli poi in un secondo tempo. Diciamo, il pirata moderno vede i film direttamente in diretta, quindi in streaming. Questo Cacao Web, che potete trovare semplicemente scrivendo Cacao Web, cosa fa? Funziona come una specie di peer-to-peer, cioè elimina il famoso blocco, credo che ne avete sentito parlare, qualcuno, avrete qualche amico che ha visto un film su Megavideo, che è una risorsa legale, dopo 72 minuti si blocca. Ci sono vari modi per evitare il bloccaggio, ma comunque si blocca, a meno che voi non facciate un account. Ecco, questo Cacao Web vi fa vedere gli stessi diciamo contenuti di Megavideo, ma anche di altri siti, senza blocchi, perché è come se 1000 persone stiano condividendo 5 o 10 minuti della serie televisiva, insomma, o del film che il pirata sta vedendo. Se usate poi, per esempio, Cacao Web su Firefox, succede questo. Io sono su un sito qualunque che fa elenchi di serie televisive, cliccando il telefilm qualunque, vi apre sì la pagina con il Megavideo, ma va direttamente sul
plugin di Kakao Web, come potete vedere questa finestrella qua, ed è partito il film alla grande che poi posso vedere a tutto schermo, eccetera eccetera, e questo senza assolutamente nessun tipo di blocco. Ecco come fanno i pirati oggi, quindi, a vedere i film, a scaricare la musica e a mandarvi le mail così, senza usare il loro indirizzo, ma magari posso, il vostro. Posso dire che tutto quello che ci ha fatto vedere, anche se interessantissimo, distrugge il mercato dell'audio, della musica, dei film, della qualità in generale, e anche della riuscita di un film purtroppo è così, penso. Beh, che ma sarai dipende d'accordo. Dipende sempre dall'uso che viene fatto di questa tecnologia, perché qui potrebbe essere usato anche per scaricare un pezzetto, per fare un'intervista, una cosa, non per forza per godersi un disco o un film. Quindi sta sempre a noi poi comportarsi in una certa maniera. Sì, dico, vabbè, bene? Però in generale volevo dire che purtroppo, insomma, ecco, il web, che è una cosa da tenere sul palmo di una mano e da tenerci veramente stretto, a volte può portare comunque anche, soprattutto quando così diffuso e così diffusamente si evolve la possibilità di eludere o avere la possibilità di scappare, di prendere delle scappatoie in qualche modo, però danneggiamo anche le forme d'arte. Questo è quello che penso, insomma. Insomma, quindi vabbè, chiaramente, assolutamente sono d'accordo. Infatti, io ho detto che i pirati fanno così, questa non è una cosa da prendere alla lettera. Io ho fatto vedere come fanno, esatto, oggi a fare le stesse cose che si facevano magari qualche anno fa, che facevano qualche anno fa in modo diverso. Però, tra l'altro, la cosa che fa sempre, la domanda più grossa che bisogna porsi sarebbe questa: per esempio, perché io posso vedere un film sulla rete da un sito che ha una partita IVA, ecco, quella è la cosa più assurda di tutto. È un abbonamento. Sì, perché la domanda grossa sarebbe quella: cioè, perché posso fare un abbonamento su Megavideo dove posso vedere i film? Io questo ho avuto questa è la cosa più assurda, diciamo, infatti. Io ho avuto la fortuna di chiederlo alla Guardia di Finanza. E la Guardia di Finanza mi ha risposto che Megavideo non ha niente di illegale, perché se qualcuno carica un film illegale, Megavideo prontamente lo toglie. Io con il mio silenzio penso che ti ho risposto. Beh, sono domande grosse, però chiaramente, a parte gli scherzi, cioè, in un momento di così grosso cambiamento è chiaro che la tecnologia e il pirata arriva prima della legge. Prima o poi arriva anche la legge. Vorrei rispondere, scusa Nico, vorrei rispondere a Daniele che dice: e perché posso fare un abbonamento a Sky e vedermi un film? Punto interrogativo. Perché Sky immagino che paghi i diritti per avere quei film, perché che poi ti vende tramite abbonamento. Insomma, c'è anche da dire una cosa, c'è anche da dire una cosa: è vero, posso vedere un film che esce fra un mese al cinema, vederlo un mese prima in streaming. Chiaramente la qualità audio e video non è sicuramente né quella del televisore né quella del cinema in assoluto, quindi diciamo è una qualità chiaramente inferiore, quindi diciamo che la nostra qualità a confronto è un 16 noni al plasma, anzi certo, è chiaro che è così, quindi insomma, se uno vuole vedere un film fatto bene, visto bene, va ancora al cinema, è un ambiente diverso, però insomma. Vabbè, comunque da stasera, ragazzi, mi raccomando tutti a vederci. Ecco. No, comunque, ecco, insomma, sono trucchetti, ma a parte il film, anche quello dell'MP3, a parte che sono cose che uno che un minimo smanetta, insomma, bene o male va a cercare in questa maniera. Poi il tempo si evolve e porta sempre novità nel modo in cui si raggiunge un obiettivo, magari più facilmente o più meno pericolosamente, io direi, perché il fatto che io lo posso vedere in streaming in realtà non me lo so scaricato, quindi arriva la finanza a casa mia e dici: boh, che ne so, io non ce l'ho, però intanto la sera prima me lo so visto, insomma, ecco, quindi le metodologie forse a volte ci danno questa mano, insomma. Mano, chiamiamola così. A proposito di mani, Nico, ti volevo chiedere un piccolo dettaglio tecnico: non gesticolare quando parli, sennò sembra che c'hai quattro mani, capito? Infatti non venivo tutto l'intervento a tenere le mani giù per non fare, infatti corto.
Nico, okay. È stato come al solito uno strapiacere insomma averti, anche se dietro le sbarre. E niente, mercoledì prossimo, vabbè, pagheremo la cauzione, non ti preoccupare, mercoledì prossimo sarai libero. Grazie. Però grazie. Ecco, in libertà, cioè con un obbligo di firma magari, però insomma, ecco. Senti, va bene, grazie, mi saluti tanto le tue donne. Sarà fatto, va bene. Ciao Nico e grazie ancora. Buonanotte, bello, ciao. Allora.